Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li schiacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: «Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito». Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Il Vangelo di oggi ci presenta una scena di lotta spirituale, lo scontro tra Gesù e il male. Egli ha appena scacciato un demonio che possedeva un uomo, si manifesta come colui che ci libera. Il nostro cuore è un terreno di lotta, di combattimento, e siamo chiamati continuamente a scegliere, a schierarci. I farisei, sempre intenti a insidiare Gesù, arrivano ad accusarlo di scacciare i demoni con la forza del loro capo. Il Signore li mette a tacere, richiamando il fatto che con il dito di Dio vince il maligno e instaura il regno dell'amore in mezzo agli uomini. Riconoscete l'azione di Dio, questo è l'invito che fa Gesù a chi lo sta ascoltando. Dio regna, l'amore salva e ci dona la possibilità di essere liberi, ma egli viene con la delicatezza di un dito. La sua liberazione chiede uno sforzo da parte nostra di prendere in mano la nostra vita e ogni giorno di lasciarci convertire. Tuttavia questa fatica è guardata con grande dolcezza da colui che decide di non usare la sua forza per costringerci, ma la delicatezza di un dito per incoraggiarci. Nell'esperienza della lotta non siamo soli. L'amore di Dio ci è donato sulla punta di un dito. Ci viene in mente la Cappella Sistina con l'affresco della creazione, il dito di Dio che dà la vita ad Adamo. E così il dito del Padre ci ricrea ogni giorno dell'amore, ci restituisce alla primitiva bellezza che la presenza del male ha offuscato. Il regno annunciato, quel regno che è liberazione, è già qui, è già in mezzo a noi. Siamo chiamati ad accoglierlo perché non si impone con la violenza, ma chiede di essere riconosciuto e accolto. Il Signore ci mette in guardia. Il demonio, il divisore, non si rassegna e torna all'assalto del cuore da cui è stato scacciato. Non possiamo essere ingenui e abbassare la guardia. Occorre stare svegli, vigilare e chiedere a Gesù la sua forza per lottare. Non abbandonarci nella tentazione, Signore. Liberaci dal male e dalle sue suggestioni. Oggi facciamo memoria di San Giovanni XXIII. Il Papa Buono aveva scritto un piccolo decalogo della quotidianità, 10 piccoli impegni concreti per ogni giorno. Solo per oggi sarò felice, solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a qualche buona lettura, solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirà nessuno. E concludeva:
posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di dovessi farlo per tutta la vita.